Le mammelle delle donne, lo vedete cari amici a che cosa servono le mammelle delle donne? Vedete cari, questa bella fotografia si trova sul Corriere della Sera di domenica 7 agosto 2016 e qua vi si insegna, per chi non lo sapesse o per chi se lo fosse dimenticato, a che cosa servono le mammelle delle donne. E le mammelle delle donne non servono prioritariamente per dare piacere ai boys, no. Le mammelle delle donne servono prioritariamente per dare il latte ai bambini, capito? E la funzione prioritaria delle mammelle delle donne è quella di dare il latte ai bambini. Il fatto è che i boys se ne sono dimenticati e pensano che le donne abbiano le mammelle per far godere i boys. Invece no, prioritariamente le mammelle delle donne servono per dare il latte ai bambini. E così la fessurina non serve prioritariamente per dare il piacere ai boys, la fessurina serve, vabbè, per fare la pipì, ma serve soprattutto per far uscire i bambini, la fessurina, capito? Dopo 9 mesi che il bambino è stato nel ventre di mamma, il bambino esce attraverso la fessurina, un bambino di 3 o 4 kg esce dalla fessurina, capito? 3-4 kg. E la fessurina per il tagliamento non serve per fare il piacere degli uomini. La fessurina serve per far uscire i bambini, capito? Se qualcuno se lo fosse dimenticato, io glielo devo ricordare, capito? E le mammelle, la fessurina, sono fatte per i bambini. E poi i grandicelli, se vogliono godersi, succhiare le mammelle della guerra o godersi la fessurina, c'è un prezzo da pagare, c'è un prezzo caro, anzi direi carissimo, c'è un prezzo carissimo da pagare, ricordatevelo tutti boys, poi non vi lamentate perché io Serafino Massoni vi avviso, la fessurina costa cara, quanto costa cara la fessurina. Quanto costa cara la fessurina? Costa tanto cara la fessurina. E spesso poi porta pure in tribunale, porta in tribunale. E si arriva pure al femminicidio, perché tanti si sono dimenticati che le mammelle servono per dare il latte ai bambini. E la fessurina serve per far uscire i bambini, tanti se ne sono dimenticati, capito? E pensano che la donna sta al loro servizio. No, ci sono io, Serafino Massoni, che vi dico come stanno le cose. La donna non sta al servizio di nessuno, tranne che dei bambini. La donna sta solo al servizio dei bambini o delle bambine, capito? Non sta al servizio di noi. Perché le mammelle servono prioritariamente per dare il latte, solo dopo servono per far godere i boys. E la fessurina serve prioritariamente per far uscire i bambini, solo dopo serve per far godere i boys. Poi casomai per godere c'è la clitoride, l'unica funzione della clitoride è quella di far godere la donna, capito? Beh, ricordatevelo cari amici, ricordatevelo, capito? Che la donna non è al servizio dei boys, capito? La donna non è al servizio dei boys, la donna è al servizio, si dice, della perpetuazione della specie, capito? Appunto non è al servizio vostro la donna. Ci sono quei Serafino Massoni che ve le ricorda queste cose, capito? Perché io sono questo qua. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.